Allora, eccomi qua, buon pomeriggio. Io sto per preparare la cena di stasera. Mi preparerò almeno un contorno, un qualcosa che già mi trovo avvantaggiato per stasera, perché voi dovete sapere che io 3 volte a settimana comunque sono impegnata con Pietro al judo, poi quando non va al judo al catechismo, quindi veramente ho la settimana super super impegnata. Quindi nel primo pomeriggio cerco sempre di prepararmi qualcosa. Bello. Io lo preparo nella friggitrice ad aria, una friggitrice ad aria che è in collaborazione con Chef Free, che è un'azienda ottima proprio per le friggitrici ad aria. Ora ve la faccio vedere, ve la mostro e poi dopo andremo a preparare questo contorno per stasera. Allora, eccola qua, la friggitrice d'aria che mi è stata inviata dalla Chef Free. Allora, ecco qua. Voglio mostrarvi, ve la mostro prima spenta, ovviamente. Allora, questa è una friggitrice d'aria rettangolare. E porta anche il tostapane, quindi se vogliamo fare dei toast, del pane tostato, niente, non è una friggitrice ad aria piccola e capiente, rettangolare, ecco qua. E poi non occupa tanto spazio, c'è da dire, perché è molto è diciamo rettangolare, quindi non occupa tanto spazio come larghezza, quindi è davvero comoda nel tenerla anche, ecco qua, sulla cucina. Guardate, occupa pochissimo spazio, non è ingombrante, ma è molto capiente. Allora, nella friggitrice ad aria vi uscirà anche il manuale, quindi la potete usare tranquillamente se non siete ancora, magari non sapete come usarla, c'è il manuale e vi spiegherà nel manuale, nella lingua italiana, vi spiegherà come usarla. Però adesso vi faccio vedere più o meno anche accesa come si usa. Allora, abbiamo messo la presa. Poi un'altra cosa, ragazze, questa friggitrice ad aria, per la sua forma, non dobbiamo neanche comprare dell'apposita carta da forno. Magari già formata per quelle là più rotonde o quadrate. In questa possiamo usare anche la classica carta da forno che abbiamo in rotolo, perché essendo rettangolare basta tagliarla poi in base alla lunghezza e abbiamo la carta da forno. Quindi ragazze, risparmiamo anche sulla carta da forno. Quindi ovviamente la usiamo la carta da forno perché bisogna comunque tenere pulita il fondo della friggitrice ad aria, quindi è una buona abitudine. Questa è la prima cosa. Ora andiamo ad accenderla e vi faccio vedere le funzioni. Allora, questo è il pulsantino che si accende, eccola qua. Allora, ci imposta già una temperatura, però ragazze, noi possiamo tranquillamente andare a cambiare sia i minuti e sia la temperatura, quindi di qui possiamo aumentarla o magari diminuirla in base a quello che vogliamo cucinare. Poi ci sono tantissime ricette su internet per la friggitrice ad aria, quindi vi potete sbizzarrire tranquillamente. E qui possiamo aumentare i minuti o magari diminuirli. Ecco qua, 13, 12 minuti e tutto quanto per farvi capire. Poi abbiamo l'opzione della lucina, quindi noi se andiamo a cucinare si accenderà, cioè noi abbiamo la trasparenza del vetro, quindi noi quando cuciniamo, ecco qua, abbiamo la lucina dentro e quindi da qui possiamo tranquillamente guardare ciò che stiamo cucinando. E se per caso va bene già, anche prima che scattano i minuti che abbiamo impostato per cucinare, cioè per quello che stavamo preparando, possiamo tranquillamente spegnere e quindi possiamo risparmiare, ecco, anche altro tempo. Poi magari qui ci sono le varie funzioni che ci imposta già la friggitrice ad aria, quindi
Air free sarebbe friggitrice ad aria normale, bake per i dolci, air roast penso carne, arrosto in genere, il grill, c'è anche il grill quindi per tostare, e poi ci sono le varie funzioni, altre varie funzioni che vi andate a vedere tranquillamente nel manuale e qui diciamo poi va avanti e la facciamo partire, eccola qua, è partita, è molto silenziosa. E beh, ragazzi, ora andiamo a preparare. Andiamo a preparare. Allora, vi ho fatto vedere la friggitrice ad aria. Ragazzi, io già ce l'avevo una friggitrice ad aria. L'acquistai qualche tempo fa, più di un anno fa. Ne ho visto la comodità, ragazze. Quindi all'inizio era un poco, ero un po' spaesata. Perché sapete, per cucinare all'inizio in una friggitrice ad aria, alla fine che facevamo all'inizio soltanto le patatine, perché magari si pensava che in friggitrice ad aria si potesse cucinare solo le patatine e basta, mentre ragazze non potete sapere, non potete capire l'utilità che poi nel tempo ho appreso nel cucinare nella friggitrice ad aria. In pratica la friggitrice ad aria è un piccolo fornetto. Diciamola tutta, non è una friggitrice vera e propria, diciamo la classica friggitrice che si frigge con l'olio, però c'è la comodità che se vogliamo preparare qualcosa all'improvviso, non vogliamo sporcare la cucina, comunque se vogliamo preparare qualcosa al forno, il forno è molto grande, quindi è inutile accendere il forno per preparare qualcosa, diciamo, di poco. Quindi è uno spreco anche di energia. Quindi la friggitrice ad aria, anche se abbiamo dei bambini che vogliamo preparare qualcosa, un hamburger, vogliamo preparare, ecco, le patatine che non sono fritte nell'olio, vogliamo preparare delle verdure, vogliamo preparare un qualcosa, qualsiasi cosa si può cucinare nella friggitrice ad aria. Quindi veramente vi potete sbizzarrire e in più senza sporcare il piano cottura. E in più non fa male, quindi non andiamo a friggere o magari andiamo a preparare dei cibi magari che possono essere più elaborati. Quindi io ne ho visto veramente l'utilità. Questa friggitrice ad aria è veramente ottima perché vi ripeto, si vede all'interno quando cuciniamo. È molto semplice, ragazzi, vi ho fatto vedere come preparare. È più semplice anche di quella che avevo che ho io. Molto, molto più semplice. E in più al tostapane. Quindi, ragazzi, che vogliamo più dalla vita? Nel link della descrizione vi lascio il mio codice sconto e vi lascio il link dove potete acquistarla. Quindi, quando l'acquistate, mettete anche il codice sconto che vi lascio sempre nella descrizione del video e sbizzarritevi a cucinare, a preparare qualsiasi piatto senza sporcare il piano cottura e in pochissimo tempo. Allora, io ho messo a cuocere il cavolfiore perché oggi preparerò delle polpette di cavolfiore in friggitrice ad aria. Allora, ho messo già il cavolfiore in pentola. Diciamo che questa è una ricetta per mezzo chilo di cavolfiore, quindi 500 grammi di cavolfiore. Vado a metterci il sale, quindi acqua, cavolfiore e sale. Saliamo a piacere, ovviamente, perché ognuno ha il suo modo di salare. Quindi sale, ecco qua. Andiamo a mescolare un pochino. E facciamo cuocere il cavolfiore per circa 12-15 minuti. Allora, il cavolfiore è cotto. Allora, ragazzi, adesso lo facciamo raffreddare giusto un pochino. Allora, per preparare questa ricetta ci vogliono pochissimi ingredienti. Allora, ci vogliono due uova, 50 g di formaggio grattugiato, 150 g di pan grattato. Poi ci vuole 150 g di farina, un po' di pepe e un po' di sale. Quindi ci vogliono davvero pochissimi ingredienti. Ed ora vado con la forchetta, vado a schiacciare il cavolfiore.
Allora, ho schiacciato il cavolfiore. Ragazze, per far mangiare un po' di verdura, anche diversa, ai nostri figli anche, è ottima questa ricetta. Quindi, più saporita, più sfiziosa. E andiamo a far mangiare un po' di verdura ai bambini. Anche Pietro, che non è abituato a mangiare questi tipi di verdura, magari in questo modo, gli faccio mangiare, non so, il cavolfiore, ma fatto in una maniera più saporita. Allora, ho schiacciato. Ora ci vado ad aggiungere due uova. Allora, ho aggiunto due uova. Excuse me. Ci vado a mettere giusto un pizzico di sale. Un pizzico di pepe, se volete. Se poi non volete metterlo, il pepe non lo mettete. Io ci metto giusto un pochino per dare il sapore. Poi ci vado a mettere 50 g di formaggio grattugiato. Potete usare il parmigiano, il grana, quello che volete. Allora, andiamo a mettere il formaggio. Poi ci aggiungo 150 g di farina. E andiamo a mescolare il tutto, ragazze. Allora, ecco qua, dopo aver messo la farina, mescolato e tutto quanto, ci vado ad aggiungere un po' alla volta anche il pan grattato. Quindi un po' alla volta mettiamo il pan grattato e andiamo a mescolare. Allora, in assenza di carta da forno proprio per friggitrice ad aria che ha già i buchini, ragazzi, ho messo la mia classica carta da forno, però ho fatto dei buchi, l'ho bucherellata un pochino e quindi questo permette comunque all'aria di risalire e di far fare una cottura ottima. Poi, ovviamente, a metà cottura, è preferibile poi, se facciamo in questo caso per esempio le polpette di cavolfiore, a metà cottura magari le andiamo a girare, così si dorano perfettamente anche sul lato di sopra. Va bene? Ora andiamo a preparare le polpette di cavolfiore. Per preparare queste polpette io vado ad arrotondarle e poi le schiaccio giusto un pochino e poi le vado a passare nel pane grattugiato. Allora, ragazze, lo spruzzino è importante per avere la friggitrice ad aria. In questo caso, ragazzi, io non ce l'ho lo spruzzino, è una cosa che dovrò acquistare, ma vado a metterci un filo d'olio un po' sulle polpettine, giusto per, anche se è comodo lo spruzzino, ragazze. Però giusto per mantenere un po' di croccantezza, eh. Ecco qua, le polpette di cavolfiore sono pronte, adesso andiamo a riporle in friggitrice ad aria. Ecco qua, adesso accendiamo. Allora, abbiamo acceso la friggitrice ad aria, adesso impostiamo la temperatura a 190 gradi per, allora, 190 gradi per 10 minuti. Ok, ora la facciamo partire.
accendiamo anche la lucina, così possiamo controllare all'interno le nostre polpette. Eccole là. E nel frattempo, perché no, ci andiamo a fare anche qualche pulizia, o no? Allora, a metà cottura le vado a girare, le andiamo a girare un pochino, così diamo modo a... Però vedete ragazzi, anche sotto sono già cotte e croccanti. Ecco qua. Quindi a metà cottura le giriamo giusto un pochino. Eccole qua. Che profumino! Allora, le polpette sono pronte, la friggitrice ad aria quando finisce ovviamente vi dà, vedete, si spegne automaticamente, vi dà il suono per farvi capire che è finita la cottura, e andiamo a vedere. Eccole qua le nostre polpette di cavolfiore. Allora, vedete se vi piace in base alla cottura che diamo alle nostre polpette di cavolfiore. Se volete farle stare qualche altro minuto, basta riporle. Accendiamo la friggitrice ad aria, impostiamo di nuovo il timer a 190 e mettiamo, che ne so, 2 minuti. Allora, io ho impostato, non so, 3 minuti, facciamo rosolare giusto un altro pochino. Allora, eccole qua, le prime polpettine di cavolfiore sono pronte, ora vado a cucinare le altre. Vi ripeto, la friggitrice ad aria, la Chef Free, è una friggitrice ad aria ottima e comoda. Chef Free. Ah, ed ecco qua, ora non mi resta che assaggiarle. Allora, adesso non mi resta che assaggiare la polpettina. Buonissima. Quindi se noi che bontà, quindi se noi vogliamo cucinare con pochi grassi, ecco, questa è una buona abitudine anche per me ragazze, e per la mia famiglia ovviamente. Quel peppino di cavolfiore è buonissima. Mi raccomando, andate nella descrizione del video, troverete tutto, il mio codice sconto, il link per acquistare questa Chef Free friggitrice ad aria. E che ve lo dico a fa. Grazie di aver guardato il mio video, grazie che mi seguite sempre, iscrivetevi a Casa di Alfi se vi piace il mio canale e attivate la campanellina. Grazie sempre per il vostro affetto, un bacione da Alfi e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutte!